decima puntata di insieme da quileia buonasera a tutti e bentrovati in questo consueto appuntamento settimanale con le notizie la cronaca i racconti dalle diocesi del nord est grazie anche a tutti coloro eh, che ci seguono oltre che in televisione sul nostro canale youtube che ricordo ancora una volta www.youtube.it barra telechiara produzioni e nella sezione insieme da quileia ritroverete questa puntata e anche le precedenti nove di questa edizione sommario Molto ricco, con purtroppo un lutto in apertura, la morte del vescovo emerito di Adria Rovigo, Monsignor Martino Gomiero. Questo sarà l'argomento di apertura, ma vediamo anche gli altri argomenti. Un ricordo dunque di Monsignor Gomiero in apertura con il racconto del giorno del suo funerale e la lettura del suo testamento spirituale. Che cosa aveva eh, scritto, ve lo racconteremo, ve lo faremo anche vedere. E poi un altro ricordo, Don Ruggero Ruvoletto, missionario ucciso alcune settimane, ormai due mesi fa in Brasile, in suo ricordo, il concerto di quest'anno Play the Voice di sabato 5 dicembre che poi Telechiara proporrà il giorno 10. Poi parleremo di scuola, di educazione, la giornata di scuola aperta in programma per domenica 29, promossa da tutti i vescovi del Nord-Est e poi a livello più alto l'università, i docenti cattolici come si pongono in questo mondo in continuo divenire. Parleremo poi di un convegno sulla dignità della persona che si è svolto a Verona, il convegno degli educatori e animatori di azione cattolica della diocesi di Treviso. Ancora conosceremo un luogo culturalmente molto importante che è a Venezia, l'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, ospitato presso la chiesa di San Francesco della Vigna, sestiere di Castello a Venezia. Per chiudere, col mese di novembre è andata avanti per eh, tutti i sabati e tutte le domeniche. Domenica l'iniziativa dei missionari del creato promossa dalla diocesi di Padova. Andiamo ad iniziare dunque. Monsignor Martino Gomiero, Vescovo Emerito di Adria Rovigo, ha eh, concluso la sua vita terrena il giorno 20 novembre a mezzogiorno, è morto all'Opsa di Sarmeola di Rubano, l'opera della provvidenza di Sant'Antonio dove risiedeva da alcuni anni. È stato vescovo di Adria Rovigo per 11 anni e moltissimi lo ricordano, anche i fedeli di Monselice, di cui è stato arciprete anche lì per un periodo molto lungo. È, na, era nato il 7 dicembre 1924 a Castelnuovo di Teolo dove poi è stato sepolto per sua stessa volontà. Papà Alessandro e Mamma Maria aveva studiato in seminario, ordinato sacerdote nel 1948, è stato segretario del vescovo di Padova Monsignor Bortignon, poi rettore del seminario, come detto arciprete di Monselice, finché nel 1982 Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo di Velletri e Prima di essere trasferito nel 1988 alla sede di Adria Rovigo, appunto, fino al, a raggiungere l'età ehm, del pensionamento e del riposo, 75 anni, e poi decide di trasferirsi all'Opsa di Sarmeola, dove appunto ha terminato la sua vita terrena venerdì a mezzogiorno. Si è svolto il funerale ieri pomeriggio con la sepoltura, come detto, nella sua parrocchia di origine. Il racconto dell'ultimo saluto al vescovo Martino è di Luisa Bertini. Un funerale semplice e illuminato dalla spiegazione delle beatitudini, così come aveva disposto nelle sue volontà testamentarie. L'addio a Monsignor Martino Gomiero, celebrato nel Duomo di Rovigo, dove guidò la diocesi per 12 anni, ha raccolto centinaia di fedeli che hanno voluto portare il loro saluto e testimoniare la loro vicinanza a ricordo della sua persona umile, semplice e cordiale. Monsignor Martino ha svolto il suo ministero di presbitero e di vescovo, sostenuto da una speranza viva, ha ricordato Monsignor Lucio Soravito De Franceschi e gli aveva scelto come motto del suo episcopato l'espressione spes in deo. Offro a Dio le mie sofferenze, mi disse venti giorni fa, quando potei parlare ancora una volta con lui. Offro le mie sofferenze per il bene della nostra chiesa di Adria Romico. Mi è piaciuto questa nostra chiesa di Adria Romico. E nel testamento spirituale ha scritto... Accetto dalle tue mani, Signore, il genere di morte che tu disporrai. Se sarà particolarmente dolorosa, aiutami ad affrontarla nella fede, nella tua gloria, per il bene della Chiesa, per la remissione dei miei peccati. Poi ha ripercorso le tappe del suo percorso spirituale, dagli studi in seminario a Padova, venne ordinato sacerdote nel 1948, si perfezionò alla Gregoriana a Roma e fu segretario del Vescovo di Padova a Bortignon, quindi rettore del seminario, arciprete di Monselice, e nel 1982 venne nominato Vescovo di Velletri e Segni, dove promosse l'unificazione non facile delle due diocesi. A partire dall'88 venne trasferito alla guida della diocesi di Adria Rovigo. Alla conclusione del suo servizio, connotato dalla cura del quotidiano, fatto soprattutto di ricerca paziente del dialogo e di incontro con tutti, si ritirò nell'opera della Provvidenza di Sarmeola a Padova, dove si è spento venerdì, lasciando a tutti, sacerdoti e laici, un esempio edificante di umiltà, silenzio e preghiera. Il vescovo Martino dunque è tornato a riposare nella sua terra di origine, lui stesso lo aveva scritto nel suo testamento spirituale, eh, come ha deciso di lasciare tutti i suoi averi all'Opsa che lo ha ospitato eh, negli ultimi anni della sua vita, ma eh, questo è il testamento diciamo, materiale, ci sono anche eh, volontà e auspici che lui ha scritto nel suo testamento spirituale, che ora vi proponiamo con le immagini della sua camera ardente alcune foto eh, d'archivio che lo ritraggono, questo era ed è il testamento spirituale di Monsignor Martino Gomiero, vescovo emerito di Adria Rovigo. Confido in te, Signore, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O oh Signore, credo in te, ti adoro e ti benedico. Mi accorgo di non aver corrisposto com'era mio dovere alla tua infinita bontà. Ti chiedo perdono, o oh Signore, per tutte le mie offese, mancanze, negligenze. Confido nei meriti della tua passione, morte e risurrezione. Nella tua misericordia è la mia salvezza. Accetto dalle tue mani, Signore, il genere di morte che tu disporrai. Se sarà particolarmente dolorosa, aiutami ad affrontarla nella fede, per la tua gloria, per il bene della Chiesa, per la remissione dei miei peccati. Chiedo perdono a tutte le persone cui ho dato dispiacere o qualche offesa. A mia volta, lo concedo perché anch'io ho bisogno del perdono di Dio. Sono molto riconoscente a coloro che mi hanno fatto del bene ed in particolar modo ai miei familiari. Vivendo presso Dio, come spero, invocherò da Lui grazie di salvezza affinché un giorno possiamo ritrovarci tutti nella casa del Padre. La via sicura per giungervi è l'attuazione del messaggio di Gesù, l'esperienza, mi ha fatto capire che solo il Vangelo dona luce, salvezza e speranza. Dolce cuore di Gesù, pacchio t'ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza della povera anima mia. Martino Gomiero, Vescovo A questo chiudiamo la prima parte di questa puntata di Siemi d'Aquileia, tra poco parleremo di un concerto invece in memoria di Don Ruggero Ruvoletto, Play The Voice in programma a Padova e parleremo della scuola aperta, domenica 29 novembre tutte le scuole cattoliche aperte, di pastorale universitaria e di tanti altri argomenti. A tra poco. ritornati in questa decima puntata di Insieme da Aquilei. Abbiamo ricordato prima il vescovo Martino Gomiero, vescovo emerito di Edra Rovigo. Ricordiamo ora e lo faremo anche fra alcuni giorni Don Ruggero urvoletto missionario padovano ucciso in Brasile un paio di mesi fa. In suo, in suo ricordo torna quest'anno Play the Voice, il grande concerto benefico di dicembre che la città di Padova ospita per l'ottava edizione al Teatro Comunale Verdi, l'evento dedicato. Quest'anno a Don Ruggero eh, Ruvoletto. Si svolgerà questo concerto sabato 5 dicembre alle 20.45 in occasione della giornata internazionale del volontariato. Concerto che poi Telechiara vi riproporrà integralmente giovedì 10 dicembre. Ce lo presenta Michaela Faggiani. Il progetto delle Chiese Sorelle Padova Pescheira Manaus continuerà a vivere anche grazie alla solidarietà dei padovani che il 5 dicembre prossimo parteciperanno all'ottava edizione di Play the Voice, concerto benefico e festa musicale in programma al Teatro Verdi di Padova. Un concerto che quest'anno viene dedicato appunto al ricordo di Don Ruggero Ruvoletto, missionario padovano ucciso lo scorso settembre in Brasile. Per ora non abbiamo personale apostolico ma il nostro impegno di sostegno tutto quello che i progetti che... Do Ruggero aveva iniziato e che erano in elaborazione noi vorremmo sostenerle proprio nel suo ricordo e anche per dare appunto continuità alla sua opera. Sul palco nominati del panorama musicale italiano, dalla band organizzatrice dell'evento, i vocalica che cantano il contemporaneo a cappella, alla vocalista Paola Folli direttamente da Zelig, ad Ambra Marifacchetti, concorrente della passata edizione di X Factor, all'ex direttore artistico di Zelig Circus Francesco Rapaccioli. Ad accompagnare lo spettacolo il chitarrista Maurizio Mecenero e la band Il Quento della Cica e La Tequila, mentre ad aprire lo spettacolo saranno i bambini del coro delle Piccole Note della scuola Rosmini, tutti i protagonisti la serata si esibiranno rigorosamente gratis e per spirito benefico, così come benefico e solidale è lo spirito con cui operano e hanno operato associazioni, enti, aziende, giornalisti e operatori che verranno premiati sempre quella sera in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato per il premio Gattamelata piuttosto che della maratona fotografica che corte in volo. Premiamo parecchie fra le associazioni e eh... Volontari, delle ditte, degli enti pubblici, ma quest'anno abbiamo messo anche qualche giornalista per vedere se riusciamo a incidere un po' di più come voce nel mondo del volontariato. E spero che i Padovani, come sempre, ci diano una grande mano, un grande aiuto per essere presenti e quindi per avere delle risorse da mandare in Brasile e per sostenere questi giovani. Apriamo ora un capitolo dedicato al mondo della scuola e dell'università. Partiamo dalle scuole superiori, medie e soprattutto scuola dell'infanzia, scuola materna eh, come si chiama in modo più popolare. L'anno scorso alle soglie di Natale i vescovi del Nord-Est nord avevano proposto la giornata di scuola aperta per sensibilizzare la cittadinanza sulle eh, opportunità offerte dalla scuola ma al contempo anche sulle difficoltà finanziarie. Visti i tagli previsti l'anno scorso dalla legge finanziaria, la situazione sostanzialmente non è eh, cambiata, le scuole sono comunque andate avanti, anche se con molta fatica, i finanziamenti tardano ad arrivare. Ebbene, domenica 29 novembre, un'altra giornata, un giornata di scuola aperta per tutte le scuole cattoliche e paritarie per promuovere se stesse, farsi conoscere, sensibilizzare la cittadinanza anche sul fatto che queste sono scuole delle scuole le comunità pensando soprattutto alle scuole dell'infanzia. C'è anche un concorso che riguarda gli, gli studenti, un concorso che coinvolge anche eh, la nostra emittente visto che si tratta di un concorso anche eh, con la forma del videoracconto tramite le riprese, raccontare la propria scuola. Noi abbiamo parlato di questa giornata e di questo concorso con la responsabile della conferenza episcopale triveneta per la scuola e l'educazione Don Edmondo Lanciarotta. Noi siamo molto molto preoccupati perché venir meno a queste scuole paritarie e cattoliche vuol dire venir meno anche a una parte del sistema educativo di istruzione eh, italiano e, quindi, la parità, che insieme all'autonomia sono due pilastri fondamentali della struttura della scuola. Allora, questa iniziativa faticosamente ecco, presentata, dolorosamente presentata ecco, all'interno del Triveneto vorrebbe anche porre un segno a livello anche nazionale dell'importanza eh, di questa realtà scolastica paritaria e quindi l'importanza anche che si avvenga eh, in maniera definitiva alla soluzione della questione paritaria. I vescovi del Triveneto offrono un documento, un messaggio, eh, in maniera tale che le comunità cristiane ancora lo, ce ne facciano proprio. Questo documento viene offerto anche alla società, alle amministrazioni locali, politiche, ai vari organismi, affinché prendano coscienza e poi ognuno per la propria responsabilità possa dare il suo contributo. Secondo, occasione affinché venga aperto uno spazio, un luogo in cui queste questioni dal punto di vista pastorale, dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche eco economico, siano discusse, siano affrontate per trovare a livello locale, a livello anche, possiamo dire, regionale, le soluzioni più adeguate, perché anche la complessità dal punto di vista finanziario comporta una attenzione legislativa e quindi ci sono responsabilità statali, ci sono responsabilità regionali, ci sono responsabilità locali, di fronte anche ai tagli ecco, che sempre di più, quella, quella legge finanziaria, di fronte agli sprechi, di fronte alla nuova normativa anche del cambiamento del titolo quinto della, della Costituzione italiana, di fronte anche alle varie sollecitazioni per quanto riguarda la, la, la questione della, della mm -hmm. del federalismo locale, ecco, con il principio della ecco, ecco, occorre trovare strade nuove per eh, creare le condizioni al risolvimento all della questione paritaria dal punto di vista economico. E quindi allora occasione per dibattito. E poi occasione questa affinché sempre di più anche le comunità cristiane si riappropriino di queste loro scuole e comprendano, nonostante e attraverso i sacrifici di portare avanti il disastro, sanguamento, possiamo dire economico e l'impegno profuso delle, delle parrocchie, dei sacerdoti, dei cristiani affinché queste scuole non vengano meno perché sono una risposta anch'esse, una risposta alla sfida educativa. All'interno di questo i vescovi hanno lanciato e promosso anche un, un concorso che è appunto la scuola della comunità per far sprigionare attraverso gli studenti, attraverso anche i genitori per quanto riguarda diciamo, le scuole dell'infanzia, attraverso i membri della comunità scolastica che formano appunto la comunità educativa, esprigionare la, la creatività, la fantasia e attraverso dei prodotti o disegni o elaborazioni scritte o poesie o fumetti o anche attraverso anche una produzione eh, telematica, produzione anche eh, televisiva. Ecco, degli spot televisivi eccetera, ecco, possano eh, riscoprire l'essenzialità, l'originalità, l'identità della scuola e la possono anche proporre in termini positivi. E questo dirà, sarà anche un concorso, un concorso a premi, a livello del Triveneto. Ci sarà una commissione adeguata che poi ecco, elaborerà e valuterà questi, questi, questi eh, prodotti, in maniera tale che attraverso questo concorso ancora una volta ecco, venga offerta alla, al pubblico, all'opinione pubblica, la ricchezza di queste nostre scuole capillarmente presenti nel nostro territorio. La Conferenza Episcopale Triveneta, nell'ufficio eh, diretto proprio da Don Edmondo, che abbiamo appena sentito, si occupa di tutti i livelli di istruzione, quindi dalla scuola dell'infanzia Anzi, anche dagli asili nido fino all'università. In particolare, alcune settimane fa si è svolto un seminario di studio sul tema il ruolo e l'impegno dei docenti nell'università oggi. Un dialogo con i protagonisti alla presenza del Neo-Vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, alcuni ehm, importanti esponenti di importanti facoltà del Veneto e eh, chi lavora. All'interno delle scuole e del mondo dell'educazione si sono incontrati per confrontarsi proprio su questo tema. Qual è il ruolo e l'impegno dei docenti, in particolare dei docenti cattolici, nell'università oggi? Vediamo. Alcuni protagonisti delle università si sono incontrati in dialogo fra di loro per approfondire il ruolo dei docenti di fronte ai cambiamenti culturali e sociali del paese e dello stesso mondo accademico, costretto suo malgrado a cambiamenti e riforme un po' troppo frequenti. La parola principale a mio avviso in questo momento in università, che è un po' permea tutta, tutti i problemi dell'università, è la parola confusione. È la parola confusione perché eh, si tenta di affrontare le cose, le varie situazioni, senza capirne bene l'origine. A mio avviso, il vero problema dell'università in questo momento è riappropriarsi del, degli, del, degli obiettivi, delle ragioni dell'università. E a mio avviso, prima di tutto, il problema dell'università in questo momento è L'esperienza che fa ognuno di noi in università, cioè l'esperienza del mistero, del mistero della scienza. La didattica non è prima di tutto la comunicazione di dati, ma è la comunicazione dell'esperienza dell che si fa del rapporto con la realtà e quindi del rapporto con il mistero. Lo stesso la ricerca, cos'è la ricerca? La ricerca coincide per un docente universitario la ricerca, come dice Benedetto XVI, la ricerca del, del mistero dell'essere ed è la stessa sia a livello personale del docente universitario che come mestiere. Il mestiere del docente universitario è la ricerca dell'essere, della verità. L'università è un mondo complesso e articolato in cui entrano in gioco molti aspetti, questioni culturali, economiche, responsabilità sociale, qualità e livello della ricerca, oltre al ruolo determinante delle persone a partire proprio dai docenti. Oggi ehm, quello che manca all'interno dell'università sono dei maestri. E questo legato in gran parte a delle difficoltà obiettive perché il ritmo impresso dalle continue riforme, dalla confusione che regna ormai nell'università da parecchi anni, impedisce quel dialogo tra discente e maestro che un tempo c'era. Il maestro passeggiava, per così dire, nel giardino con il discente e trasmetteva non soltanto delle nozioni, ma anche un'esperienza di vita. Oggi questo non è più possibile, c'è l'università di massa, c'è la confusione appunto, degli studi, c'è l'organizzazione frenetica delle riforme, il 3 più 2, tutte queste macchinazioni che sono state inventate che allontanano sempre di più il docente dal discente e in questo si inserisce anche la frammentazione del sapere perché noi cerchiamo di riempire dei contenitori che sono le teste degli studenti invece che creare de delle persone. Questa è la grossa difficoltà, è una sfida, è una sfida che però deve fare i conti con questa realtà che c'è e quindi io credo che noi docenti di ispirazione cattolica o cattolici dovremmo ritrovare ancora in questo il gusto un po' del primo della vocazione, cioè di sentire che facciamo questo non come mestiere ma perché siamo chiamati a e in secondo luogo della testimonianza, proprio come testimonianza di cristiani in università, ma anche di cristiani che ascoltano dalla realtà e a seguito di quello poi adottano dei comportamenti coerenti. Come dice il Vangelo, nella preparazione del cibo è importante il poco lievito e il poco sale. In un ambiente laicizzato come quello universitario viene da pensare che non sia sempre facile la testimonianza di chi è e si professa cattolico. Ma direi che mh, non è sempre così e nella nostra facoltà alla fine ci sono tanti colleghi che condividono gli stessi ideali, e io ho la possibilità con i, i giovani effettivamente anche di poter, eh, proprio nell'affrontare le tematiche economiche di ogni giorno, dare quel eh, aspetto che, che, che mi suggerisce proprio l'etica e l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa. Anche stamattina sono intervenuto e all'inizio ho contato sei secondi e ho detto in questo momento un bambino muore di fame. Eh, sembra così, però come giustamente ha detto il segretario, della, il direttore della FAO, i soldi ci sarebbero, manca purtroppo la volontà politica di risolvere il problema della fame nel mondo. È una sfida. È una sfida che però deve fare i conti con questa realtà che c'è e quindi io credo che noi docenti di ispirazione cattolica o cattolici dovremmo ritrovare ancora in questo il gusto un po' del primo della vocazione, cioè di sentire che facciamo questo non come mestiere ma perché siamo chiamati a. E in secondo luogo della testimonianza, proprio come... Testimonianza di cristiani in università, ma anche di cristiani che ascoltano dalla realtà e a seguito di quello poi adottano dei comportamenti coerenti. Un po' lievito, insomma, come dice il Vangelo. Sì, un po' lievito. Mh... Probabilmente un lievito che può anche appunto, essere proprio tale, cioè non visibile forse oggi, non ci sono più dei riferimenti precisi, organizzazioni per esempio di docenti cattolici chiare. Che, e, e, e un po' di questo però si sentirebbe anche il bisogno. Io spero che questo lievito eh, in, in qualche momento della vita universitaria, per esempio le elezioni del rettore, eh, le grandi scelte, i grandi temi, la sfida sulla vita per esempio ritrovino un momentino anche quella emersione dalla massa, per così dire, che costituisca un riferimento anche per il mondo laico, perché il mondo laico in fondo è molto più frammentato ancora del mondo cattolico in questo momento e quindi noi come cattolici potremmo anche essere stimolo anche per il mondo laico, trovare dei punti di riferimento e che poi, se Dio vuole, potrebbero diventarlo anche per gli studenti, non solamente tra di noi come docenti. Altra breve interruzione pubblicitaria, ora prima di arrivare a parlare di un convegno sulla dignità della persona che si è svolto a Verona e poi il festoso convegno degli educatori e animatori di Azione Cattolica a Treviso. A tra poco. Bentornati in questa puntata numero 10 di Insieme da Aquileia. Tocchiamo ora un tema delicato, importante, profondo: quello della dignità della vita. La dignità nasce dal momento in cui la persona inizia ad essere. Una verità che è stata ribadita nel convegno promosso dall'Associazione Donum Vite sulla dignità della persona che ha avuto luogo a Verona. A questo convegno ha partecipato Monsignor Elio Sgreccia, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Vita. Ci racconta tutto Gianfranco Tommasi. In un periodo storico di grande confusione morale e culturale in cui sembra smarrito anche il buonsenso, appare sempre più urgente riportare sul giusto piano il rispetto della dignità umana, valore che nasce dal momento in cui la persona inizia ad essere, cioè dal concepimento nel seno materno. Monsignor Elios Greccia, considerato il maestro vivente della bioetica, nel suo illuminato intervento di Verona, introdotto dal moralista Monsignor Giancarlo Grandis, ha sottolineato come in tempi non tanto lontani e ancora oggi la mortificazione e l'annientamento della dignità della persona siano diventati e diventano strumento politico. Il potere si è spesso accanito sulla vita di chi poteva apparire come strumento utile oppure come impedimento ai propri trionfi. E dove non c'è il riconoscimento della dignità non c'è la democrazia, perché c'è la disuguaglianza, c'è una prevaricazione. Non per niente nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, nel preambolo, si parla di dignità inerente. A ogni essere umano, inerente dignitas. E anche nella Costituzione europea, a quanto mi risulta, quella che è ancora da approvare definitivamente, c'è un capitolo intero sulla dignità. E eh, vogliamo anche ricordare in questa sede che il Cristianesimo ha fatto e fa tutto il suo possibile perché sia riconosciuta a tutti, ripeto, amici o avversari che siano perfetti o imperfetti che siamo, ecco perché questo è un dono che ci viene dall'essere apparsi su questa terra. La dignità della persona intrinseca della nobiltà morale deriva all'uomo dalla sua natura, dalle sue qualità e insieme rispetto che gli ha di sé e che suscita negli altri in virtù di questa sua condizione. La coercizione insieme alla mortificazione di questo inviolabile valore appare oggi come uno dei più gravi peccati della civiltà moderna. Di fronte a questa realtà, quanti perché? Si sta interrogando che è stato esecrato che durante i poteri assoluti la dignità umana fosse stata conculcata. Chi ricorda la Shoah, chi ricorda i campi di concentramento, chi ricorda le cose di qua e di là delle cortine eh, non ha bisogno di spiegazioni, ma quello che stupisce è che, nonostante l'innovazione delle democrazie eh, dopo la guerra, il dopoguerra, eh, questo tossico è passato anche nelle democrazie. E non, eh, non il, il potere e certi poteri su certe persone e su certi individui che... Che sono fragili per natura loro, come l'embrione, la vita prima di nascere, come il malato terminale, eccetera, si continua ecco, come se fossimo nei tempi dell'affermazione de dei tristi poteri assoluti. Questa è un'interrogazione che vogliamo eh, espandere un po' sulla terra e, e suscitare in questo momento anche un, un riesame del concetto di democrazia che senza riconoscimento esplicito e concreto dei diritti di tutti e di tutta la vita, di tutto il percorso della vita, la democrazia non c'è, lo dice anche Evangelium Vite che no, certi, certi regimi democratici si sono diciamo, pervertiti, non convertiti, pervertiti in poteri assoluti. Da Verona ci spostiamo a Treviso, precisamente a Paderno di Ponzano, diocesi di Treviso, perché sabato scorso si è svolto l'annuale convegno degli educatori della CR e della CG sul tema della sfida educativa. Un tema vedete, che ritorna in tante sfaccettature. Centinaia di giovani partecipanti. Il tema era accettare la sfida educativa. All'incontro, appunto, hanno partecipato con impegno, ma anche in, in modo festoso, come sempre, educatori e eh, animali dei gruppi di azione cattolica ha seguito per noi l'incontro Luisa Bertini. Ci sono gli educatori amiconi, quelli severi, quelli capaci di ascoltare e quelli sempre pronti ad indirizzare. Ma tutti fanno inevitabilmente i conti con una sfida: quella di intercettare i cuori e arrivare alla folla dei giovani interlocutori. Per confrontarsi e far luce sul tema, a Paderno di Ponzano, in provincia di Treviso, si è svolto il convegno diocesano Educatori di Azione Cattolica dal titolo Accetti la sfida? L'educatore D.A.C. ha le prese con l'emergenza educativa. Emergenza che assume sfumature e significati differenti di fronte ai quali l'educatore di Azione Cattolica può trovare risposta a partire dal proprio carisma. L'emergenza educativa è un tema di cui ultimamente si parla molto, per noi è una passione, è un servizio che rientra nella storia associativa e ci permette di avere a cuore tutti i bambini, tutti i ragazzi giovanissimi che in ogni parte d'Italia, in ogni luogo in qualche modo rappresentano anzitutto una ricchezza. Per il mondo e non solo per la Chiesa. Crediamo che si possa parlare dei bambini e dei ragazzi con un'accezione positiva, non vedendoli soltanto in modo patologico, non soltanto descrivendoli eh, o lasciandoli descrivere dai fatti di cronaca di cui i mass media eh, ci informano, che pure. Che ovviamente esistono, ma crediamo che sia soprattutto per noi un impegno che va portato avanti con il massimo della passione perché rappresentano soprattutto una ricchezza e non un problema. Siamo convinti che questa emergenza in qualche modo ci chiama a portare alla luce questi temi educativi, quindi non sia da leggere come una urgenza, eh, così con un, come un correre ai ripari ma invece come appunto un impegno che deve essere sempre e continuativo, perché credo che le giovani generazioni rappresentano anzitutto appunto un messaggio importante per il mondo adulto, è quello che ci mette sempre in discussione, quello che ci permette anche di ripensare il messaggio che ci porta a portare una grande ricchezza di generazione in generazione. L'appuntamento di oggi in qualche modo ci mette così nelle condizioni di interrogarci anche sul nostro modo di essere educatori, che non è sempre attento, non è sempre perfetto, ma anche con le nostre imperfezioni noi cerchiamo di dare il massimo. Sappiamo perfettamente che il compito educativo è un qualcosa di molto impegnativo e siamo convinti che anche nella nostra fragilità, anche con i nostri difetti, si possa rappresentare molto bene i ragazzi come la vita sia importante. È facile generare alla vita in senso biologico, cosa più difficile è invece generare i ragazzi alla passione, all'amore, all'affetto per questa vita che seppure con le sue fatiche rappresenta comunque un dono prezioso che non va sprecato. Una sala stipata di giovani, centinaia, in silenzio a prendere appunti, ad applaudire, ad ascoltare, a dire la loro partecipando al significativo momento formativo legato a questo importante servizio in associazione. Il convegno è stato occasione di riflessione, di presa di consapevolezza del ruolo dell'educatore AC. Allora, abbiamo scelto il tema dell'emergenza educativa perché di educazione parleremo tutta quest'anno e in modo particolare dove è approfondito anche il tema delle relazioni. Il tema della relazione, della relazione educativa unito all'emergenza educativa ci sembrava la cosa migliore da fare in questo momento di grande emergenza ma anche di, di sfida. Appunto il titolo del convegno, accetti la sfida, come educatori crediamo sia importante accettare e prendere con coraggio questa sfida di educare. Ultima pausa pubblicitaria, prima di spostarci nel nostro giro a nord-est ideale, virtuale, eh, ci sposteremo a Venezia all'Istituto di Studi Ecumenici che ha sede presso la Chiesa, il Convento di San Francesco della Vigna e poi parleremo dell'iniziativa dei missionari del creato della Diocesi di Padova. A tra poco. Bentornati per l'ultima parte di questa puntata di Insieme d'Aquileia, come dicevamo siamo ora a Venezia a conoscere in questa puntata ma anche nella prossima una realtà molto complessa, molto ricca, molto affascinante. Eh, parliamo del complesso di San Francesco della Vigna, chiesa molto bella fuori dai, dai grandi flussi turistici e ehm, nella puntata di oggi in particolare vi facciamo conoscere l'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino che è incorporato alla facoltà di teologia della Pontificia Università Antonianum di Roma. È una realtà piuttosto recente che però vale la pena davvero di conoscere perché contiene anche un'esperienza concreta, eh, si parla tanto di ecumenismo, se ne parlerà anche nel mese di gennaio in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ma qui a Venezia, vicino a noi, quindi si vive eh, concretamente, quotidianamente questa esperienza di confronto. Non sempre facile evidentemente tra confessioni cristiane diverse. Questo è l'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino a Venezia. Beh praticamente questo istituto è nato a Verona nel 1975-76 così proprio come una piccola semente diciamo e si chiama San Bernardino perché il convento di Verona è dedicato a San Bernardino da Siena. Qui siamo dal 1989-90, anno in cui anche l'istituto è stato riconosciuto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. È un istituto che dà la licenza in teologia con specializzazione in ecumenismo. Quindi, lo scopo è quello di conoscere anche le altre chiese cristiane, la loro teologia, le loro tradizioni, il loro modo di vita, la storia anche molto, perché c'è bisogno che i cristiani si conoscano. E uscendo anche da tanti luoghi comuni che ci sono. Poi mi pare di importante nel nostro istituto anche l'esperienza che facciamo di vita insieme, perché qui ci sono, oltre che studenti di vari continenti, varie razze, anche, anche in varie chiese, e viviamo insieme, condividiamo lo studio, la ricreazione, il cibo, la preghiera e anche professori, i professori qui sono professori cattolici, protestanti e ortodossi in modo che ognuno presenti la sua chiesa per quello che sente, vive, non vista dagli occhi di uno esterno, insomma, no? che in qualche modo la filtra sempre a modo suo. L'Istituto di Studi Ecumenici di Venezia ospita una ventina di studenti che condividono le lezioni, i seminari e anche la vita quotidiana. Potremmo definirlo un esempio di ecumenismo concreto. Ci accorgiamo che anche qui tra noi nel nostro piccolo è difficile perché ci si scontra con mentalità, culture, abitudini diverse, anche un modo proprio di, di studiare. Cioè noi ci accorgiamo che i nostri vicini del, dell'Europa orientale, che sono vicinissimi, non so, Serbia, Romania o altri, eppure loro non conoscono noi, noi non conosciamo bene loro. Abbiamo due proprio linguaggi, culture, preparazioni diverse, quindi eh, lo vediamo difficile qui e lo vediamo difficile anche nel cammino diciamo, de, delle varie chiese perché eh, da una parte si teme che l'ecumenismo in genere sia un modo di mettere insieme tutto, fare un grande calderone e quindi confondere l'identità, le specificità di ogni chiesa. Eh, molti appunto lo temono anche per questo e quindi capiamo anche che se a livello locale è difficile... Eh, Tanto più a livello direi, mondiale, insomma, dove i giochi di forza anche sono molto maggiori e anche i passi da fare. Ad integrare l'esperienza dell'istituto, nel novembre 2008 è arrivato anche il Centro per l'ecumenismo in Italia. Il Centro per l'ecumenismo in Italia è stato istituito nel novembre del 2008 proprio per favorire l'informazione ecumenica, cioè quello che viene fatto nelle oltre 200 diocesi in Italia, per la promozione del dialogo ecumenico e per la conoscenza reciproca dei cristiani. Al tempo stesso anche è stato istituito per la raccolta della memoria storica di questo dialogo, che ormai ha decenni di storia passata, un dialogo che ha assunto delle forme e è ruotato intorno a figure e eventi che hanno arricchito non solo la Chiesa Cattolica o le Chiese Cristiane, ma la società in Italia. Significativa la scelta di Venezia come sede del centro. Fin dai tempi della Serenissima la città è stata capace di far incontrare genti di culture, fedi e provenienze diverse. Venezia è nata per la presenza dell'Istituto di Studi Ecumenici, quindi il Centro per l'Ecumenismo in Italia con l'Istituto di Studi Ecumenici possono avere la possibilità di creare un luogo dove studiare, vivere e anche ricordare quello che è stato il dialogo ecumenico. Poi, naturalmente, Venezia ha una storia ecumenica unica nel panorama italiano, nei secoli della Repubblica, ma anche nei secoli eh, che è stata sotto il dominio austriaco. Poi, negli ultimi decenni, è stato un luogo in cui cristiani di confessioni diverse hanno convissuto, si sono incontrati, spesso in maniera poco dialettica e molto, molto eh, conflittuale. E al tempo stesso è stata la città dove è stato inventato il ghetto. Segno di una presenza ebraica forte che ha segnato la vita della Repubblica di Venezia e che ha creato rapporti talvolta carsici, che poi sono riapparsi nel XX secolo, quando cristiani e ebrei, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, hanno scoperto la stagione in cui chiamarsi non solo amici, ma fratelli minori e maggiori. I materiali e i documenti raccolti dal centro, non solo cartacei, sono consultabili sul sito www.centroecumenismo.it. Chi frequenta i corsi dell'Istituto di Studi Ecumenici può inoltre fruire di un'altra ricca serie di proposte e iniziative. Lo studio è la nostra attività principale perché è un biennio intero con corsi che vanno dalla, sì, dalla giustificazione del dialogo come anche formazione di una personalità umana veramente capace di... di, di è aperta poi alla storia, alla conoscenza delle abitudini, i temi controversi, ecco in teologia, quelli maggiormente controversi, non possiamo affrontare tutti. Poi, vabbè, oltre all'esperienza insieme abbiamo dei convegni eh, aperti a tutti eh, in marzo, un seminario internazionale, quello dove chiamiamo sempre specialisti di tutte le chiese, anche di, di vari centri universitari in Europa quindi anche lì attività culturale, ma è un seminario, una, proprio un ricercare insieme. Eh, poi adesso promuoviamo anche visite, contatti, e noi abbiamo contatti con due università di Romania, Cluj e Pittest, con Marburg in Germania, che è stata la prima università luterana del mondo oltre che noi andare là sono venuti studenti tedeschi, luterani qui, e quindi si cerca ecco, di favorire soprattutto le relazioni, le relazioni umane soprattutto, cioè quando si abbattono certe barriere, certi pregiudizi è più facile ragionare anche di teologia, di storia, di tutta. Andiamo a chiudere questa puntata, chiudendo anche il mese di novembre che è stato per la diocesi di Padova il mese del creato, anzi il mese dei missionari del creato che ogni sabato e ogni domenica si sono impegnati a, ehm, a sensibilizzare le persone su questo tema, sulla salvaguardia dell'ambiente. È arrivato anche un decalogo per loro, per rispettare la natura, per loro ma anche per tutti evidentemente. Noi siamo andati alla chiesa di Saonara dove li abbiamo trovati proprio all'opera a sensibilizzare le eh, persone. Vi mostriamo allora in che cosa consiste questa loro missione. Eccoli all'opera, sono i missionari del creato, una ventina in tutto tra volontari e volontarie che per il secondo anno si sono resi disponibili a ricoprire il nobile incarico di sensibilizzare le persone alla responsabilità verso l'ambiente e a come si possano nella nostra vita quotidiana mettere in pratica scelte e stili di vita a salvaguardia del creato. Per questo ogni fine settimana del mese di novembre, il sabato nelle piazze padovane, la domenica davanti alle chiese, attraverso opuscoli informativi, i venti volenterosi annunciano l'importanza della nostra cura nei confronti della natura. Perché sei diventato missionario del creato? Ma perché sono di mio eh, abbastanza sensibile ai temi del rispetto dell'ambiente, della, eh, del risparmio energetico e appunto secondo me... Molte delle azioni quotidiane che noi compiamo eh, le compiamo senza chiedersi quali conseguenze abbiano e molto spesso orientandole con un po' più di attenzione possiamo eh, dare il nostro piccolo ma importante contributo eh, per salvaguardare il bene di tutti. Metti in moto i piedi allo slogan che accompagna per la diocesi di Padova il mese di novembre che è il mese del creato, seguendo il tema della quarta giornata della salvaguardia della CEI dedicata all'aria e ai cambiamenti climatici. Uno slogan che pone al centro il nostro primo veicolo naturale, i piedi, proponendo una maggiore attenzione alle numerose possibilità di ridurre l'utilizzo delle automobili e ridurre così le emissioni nocive. Abbiamo una grande responsabilità come cristiani, ma anche come cittadini per questo anche a sabato pomeriggio ci mettiamo nelle piazze proprio per parlare con la gente e far capire l'importanza di cominciare a rispettare l'ambiente attraverso proprio i nostri nuovi stili di vita, mentre la domenica ci mettiamo eh di fronte alle parrocchie, alle chiese e facciamo questo servizio proprio nei confronti dei nostri cattolici, far riscattare l'impegno proprio come cristiani di rispettare l'ambiente. Di salvaguardare il creato e tutte le sue creature. Per l'occasione, la commissione Nuovi Stili di Vita della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova, con la collaborazione della Fondazione Lanza, ha proposto un Deplian informativo e un sussidio che raccolgono informazioni e iniziative seguendo le tre parole chiave della dottrina sociale della Chiesa: vedere, giudicare, agire. E poi c'è il Decalogo. Abbiamo fatto anche un segnalibro che è quello che lasciamo dopo aver parlato con la gente lo lasciamo dietro davanti c'è lo slogan che abbiamo messo che metti in moto i piedi che è anche un impegno importante di usare molto di più questo veicolo naturale che Dio ci ha messo addosso che sono i piedi e quindi molto meno l'automobile e poi anche un decalogo dieci cose concrete che si possono fare nella nostra vita quotidiana per rispettare l'ambiente e per salvaguardare il creato. Dall'uso dei mezzi pubblici alla raccolta differenziata, dalla valorizzazione della tecnologia efficiente alla scelta dei prodotti a chilometri zero, cioè quelli locali che per arrivare al punto vendita fanno consumare poca benzina, dieci buoni accorgimenti da seguire che non tutti conoscono. Certe fate, cose le facciamo. Che cosa fate? Anche quella della differenziata. L'auto la lasciate mai in garage? per usare la bici può essere beh, secondo i posti dove vai riciclare risparmiare energia specialmente con i bambini spegnere le luci quando, quando vanno via utilizzare i mezzi pubblici no comunque se posso vado a piedi diciamo in base anche al tempo che si ha si, si può si fa sostituire le lampadine se è possibile cosa manca cosa che invece non fa mai non faccio mai questo, prodotti locali, non, 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 cioè proprio non guardo da dove vengono. Questo è dunque l'esperienza dei missionari del creato, con questo noi chiudiamo la puntata di oggi, la numero 10 di Seme d'Aquileia che ritroverete sul nostro canale youtube www.youtube.it barra telechiara produzioni, in televisione invece ci ritroviamo la settimana prossima con tanti altri argomenti e notizie dalle chiese e dalle diocesi del nord est. Buona serata.